Credo che Gesù è la risurrezione. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Anche oggi la buona novella della parola di Dio ci accompagna. Accogliamo il Vangelo secondo Giovanni. Oggi è la festa di Marta, Maria e Lazzaro, amici di Gesù. Vediamo che cosa questo Vangelo, dal capitolo 11, dal versetto 19 al 27, ci dice. In quel tempo, molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria, invece, stava seduta in casa. Marta disse a Gesù, «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse, «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta, «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse, «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose, «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Amen». Cari amici, oggi abbiamo ascoltato una parte dell'episodio della risurrezione di Lazzaro. Sappiamo molto bene, Marta, Maria e Lazzaro erano amici di Gesù, in particolar modo Lazzaro. Abitavano a Betania, vicino a Gerusalemme, e spesso Gesù, nei propri viaggi, si fermava presso di loro, per stare con loro, per pregare, per parlare. Ecco che Lazzaro si è ammalato. Gesù era a Gerusalemme, sente questo fatto, ma non va subito, attende. E arriva quando ormai Lazzaro è morto. Tutti sono disperati, tutti attendevano Gesù, perché sapevano che solo lui poteva fare qualcosa. Marta, sapendo che Gesù stava per arrivare a visitarli, corse incontro da lui e immediatamente gli disse, «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Quindi si sfoga, quasi si lamenta, «Perché sei arrivato così tardi, Gesù? Perché ci hai messo tanto tempo? Eri qui vicino eppure non sei venuto? Perché ci hai fatto questo? Tu lo amavi molto, ami me, ami mia sorella Maria, eppure non sei stato qui, non ti sei curato di lui, lo hai lasciato morire. Gesù, sei cattivo. Dici di avere un cuore buono, ma in realtà guarda che cosa lasci accadere ai tuoi amici, a coloro che tu amavi, a coloro che credevano in te». Questa è la prima parte di Marta. La seconda parte, versetto 22, dice, «Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Cambia atteggiamento, cambia mentalità e modo di parlare. «Sono arrabbiata con te, Gesù. Mi lamento perché non sei intervenuto. Ma io so, ho questa coscienza dentro di me, perché credo che tu sei il Cristo e qualunque cosa chiederai a Dio, Lui te la concederà. Io credo in te, Gesù». Fratelli e sorelle, siamo di fronte alla nostra stessa identità cristiana. Oggi in Marta vediamo due cammini possibili. Un cammino del se tu intervenissi, se tu fossi intervenuto, se tu mi amassi, se tu mi avessi amato, se tu mi avessi salvato. Una Marta nella carne. Quante volte noi viviamo così, in cui ci fermiamo ai fatti concreti, gli diciamo Gesù, ecco la malattia, la morte, la situazione, il terrore, il problema, la crisi. C'è questo se, è la Marta del se, e ci si lamenta e si brontola contro Dio. Ma c'è anche la Marta del so.
E non è un gioco di parole, perché lei ha detto: anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Questo sapere è un credere. Anche ora credo che tu qualunque cosa chiederai a Dio, al Padre, te la concederà. Fratelli e sorelle, oggi siamo chiamati, anzi ogni giorno, a vivere come Marta, non nella carne, la Marta del sé, ma come la Marta nello spirito, del so. So che tu sei il figlio di Dio, credo che tu puoi intervenire nella mia vita. Ecco allora che Gesù si autorivela dicendo: io sono la risurrezione, io sono la vita, chi crede in me anche se muore vivrà. Amen. Fratelli e sorelle, non è scontato credere o non credere. Avere questa coscienza, questa fiducia che Gesù è il figlio di Dio e che Gesù ha sconfitto la morte. Noi siamo nel 2023 e molti dicono, anche scrivono: ma che cosa volete voi cristiani con la vostra fede vecchia, ormai lontana, preistorica, sono cose passate, abbiamo la scienza, abbiamo la tecnologia, oggi la ragione ha fatto dei passi da gigante. Carissimi, nessuno è riuscito ancora a vincere la morte e nessuno ce la farà mai. Sapete perché? Perché Gesù è il Signore. Perché il Padre ha manifestato all'uomo che soltanto Lui è il padrone della vita e della morte. Soltanto Gesù, dice San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 8, solo Gesù ha spezzato questo giogo e noi siamo vincitori in colui che ha vinto. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Così dice il cristiano. Gesù ha sconfitto la morte, ma molto più ci ha dato la risurrezione, la vita eterna. Chiunque crede in Lui non morirà, fratelli e sorelle. Ecco, oggi Marta che cosa ci insegna? Credi in Gesù Cristo, non guardare il problema, non guardare alle cose che non sono accadute, non dare colpa a Dio che non è intervenuto, perché ciò che farà sarà ancora più grande di quello che poteva fare e che tu potevi pensare. Gesù non ha guarito Lazzaro, ma lo ha risorto. Ecco, il nostro Dio viene e viene con potenza. Spirito Santo, vieni nella mia vita. Spirito Santo, tocca il mio cuore. Spirito Santo, ho bisogno di te oggi. Spirito Santo, donami di essere come la Marta che crede che Gesù è la vita eterna, che Gesù è la risurrezione. Spirito Santo, illumina i miei occhi. Fa che io possa fare un passo di fede e credere che Gesù è il Signore e può risuscitare tutte quelle situazioni morte nella mia vita. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, oggi lo slogan è una proclamazione di fede. Credo che Gesù è la risurrezione. Proclamalo, anzi, testimonialo a coloro che oggi incontrerai. Grazie per avermi accolto. Buona giornata. A domani. Ciao. Carissimi amici, vi invito ad entrare nella pagina di Linktree di Koinonia Biella. Una pagina web dove voi trovate tanti link, delle proposte che vi facciamo, alle serate bibliche online, ai corsi di evangelizzazione, agli incontri che stiamo organizzando, alla nostra newsletter settimanale e anche a tutti i nostri social. Quindi entrate in questo Linktree e accedete a tutte le nostre novità.